Buonasera a tutti e bentrovati da Carlo Rombolà. Ieri è stato un giorno molto particolare per lo sport italiano, un giorno di riforma, un giorno in cui si è iniziato a progettare il futuro sulla base di un presente non più capace di venire incontro alle esigenze della realtà sportiva. Che cosa è successo nel dettaglio? Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri 5 decreti di riforma dello sport che traggono origine dalla legge numero 86-19. Ricordate che a sua volta delegava il governo ad adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della disciplina di settore. In realtà, ironia della sorte, è proprio il decreto sulla governance sportiva a non essere stato ancora approvato e ciò rende la riforma evidentemente monca di un passaggio importantissimo. Ma adesso è davvero una questione di settimane. Ad ogni modo, quel che è certo è che nascerà così un vero e proprio testo unico, una raccolta di norme per i non addetti ai lavori in materia di sport. E dico nascerà perché stiamo parlando del prossimo anno, anzi, per quanto concerne il lavoro sportivo c'è già una data, ed è il 1° settembre 2021. Cosa facciamo in tutto questo tempo? Beh, anzitutto mettiamoci a studiare, perché stiamo parlando di una norma particolarmente corposa e concentriamoci piuttosto su ciò che è già stato approvato e che reca in sé delle importantissime novità. Il lavoro sportivo, dicevamo. Ci sarà una revisione organica della definizione stessa di lavoratore sportivo, il quale avrà, ed è questa la bella notizia, tutele giuslavoristiche e previdenziali a tutti i livelli, sia professionistici che dilettantistici. Meno incoraggiante semmai a questo proposito la mancanza di una tipizzazione giuridica della figura del lavoratore sportivo dilettantistico, il che potrebbe portare più di una questione ai fini fiscali e dunque ai contributivi. Tornando alle buone notizie, saranno introdotte nuove figure di lavoratori sportivi come il kinesiologo di base, quello sportivo e il manager dello sport. Saranno riconosciuti pari diritti alle persone con disabilità nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli, nonché pari opportunità per lo sport femminile, professionistico e dilettantistico. Sul punto, ieri si è avuto la conferma dell'apertura al professionismo nel calcio femminile a partire dalla stagione 2022-2023, con tutto ciò che ne consegue in termini di tutela per le nostre bravissime calciatrici. A tale proposito, non possiamo che salutare con soddisfazione la costituzione di un fondo per il professionismo negli sport femminili, concepito per supportare il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro l'anno per il 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022. Sempre in tema di lavoro sportivo, come non citare l'abolizione del vincolo sportivo, un'odiosa a mio parere limitazione delle libertà contrattuali dell'atleta dilettante, da realizzare entro il mese di luglio 2022. Alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche che hanno formato l'atleta sarà riconosciuto, mi verrebbe da dire in cambio, un premio di formazione. Ancora sui dilettanti, è stato previsto che le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche potranno svolgere anche attività commerciali, ma solo se secondarie rispetto all'attività sportiva e soprattutto strumentali all'autofinanziamento e che possano distribuire una parte dei dividendi con limiti stringenti posti a tutela della vocazione sportiva. Nello sport non pestano la propria opera soltanto gli esseri umani, anzi, esistono sport che coinvolgono gli animali, che il codice civile italiano tradizionalmente equiparava dal punto di vista dello status giuridico a beni mobili, privi cioè di sensibilità e capacità cognitiva. Niente di più falso, naturalmente, difforme dalla realtà, e in tal guisa è stata introdotta una normativa unitaria in termini di proprietari, conduttori, operatori, istruttori, organizzatori di manifestazioni e competizioni che saranno tenuti a preservare il benessere degli animali in termini di alimentazione, cura della salute e accudimento. Sin qui la prima parte della nostra analisi sulla riforma dello sport. Nel prossimo video che troverete su YouTube domenica sera ci soffermeremo sulle tante altre novità del futuro testo unico in materia di sport. La parola chiave di ieri, mercoledì 25 novembre, è proprio riforma e a nostro parere ci sono tanti modi di riformare lo sport da un punto di vista legislativo, dagli scranni del governo, ma perché no, anche da un punto di vista tecnico, in mezzo al campo, con i cosiddetti gesti atletici. E questo video è dedicato al più grande riformatore sportivo di tutti i tempi, che da ieri non c'è più, ma che in verità non smetterà mai di esserci davvero, Diego Armando Maradona. Un saluto e alla prossima, da Carlo Rombolà.